Passavo le giornate ad aspettarmi l'una o l'altra cosa. Il suo risveglio o la sua morte. È terribile. Sofia ha deciso di andarsene così come suo fratello ha deciso di tornare al mondo. Né io né lei abbiamo potuto farci nulla. Magari adesso sta meglio. Ovunque lei si trovi. Già, può darsi. In effetti ho sempre pensato che noi che restiamo spesso soffriamo molto di più rispetto a coloro che se ne vanno. Sono venuto qui ogni singolo giorno, per un anno. La accarezzavo. Sperando che si svegliasse da un momento all'altro. E adesso... Quando mio papà è mancato, io non riuscivo ad accettare che il mondo continuasse a girare e che la gente passasse il tempo a parlare del più e del meno. Deve essere stata molto dura per lei. Parecchio, ma poi Alexander ha avuto l'incidente. E così ho smesso di pensare a ciò che era successo a mio padre. So che può sembrare crudele, però non... Però la vita va avanti. Sono felice per Sofia. Finalmente non dovrà più soffrire. Perché anche se si fosse svegliata, non avrebbe mai più potuto vivere una vita normale. Immagino come si sente. È una sensazione che non so nemmeno descrivere. Ho riflettuto a lungo sul mistero della morte. La gente avanza un sacco di ipotesi su cosa ci si aspetta dopo. Già, è del tutto normale farsi domande e avere paura di qualcosa che non conosciamo. I pazienti che sono in coma vedono quasi la morte in faccia. E quelli che si risvegliano affermano di aver visto ciò che chiamano l'aldilà. Parlano di un tunnel, di una luce. Sempre sensazioni molto forti. Probabilmente è proprio questo che si intende per liberazione. Sì. E per Sofia è stata davvero una liberazione. Ma io non potrò mai più toccarla, né parlare con lei. Questo non è vero. Certo che può parlarle, io lo faccio spesso con mio padre. Però lui non le può rispondere. Da un anno a questa parte nemmeno Sofia le rispondeva. Già, ha ragione. Ma sicuramente la ascoltava. E continuerà a farlo ovunque sia. Beh, lo spero tanto. Senta, che pensa di fare ora? Beh, le darò l'ultimo saluto e poi... me ne andrò subito dopo il funerale. L'ha amata tanto, non è vero? L'amerò per sempre. Sa una cosa, adesso le scrivo il mio numero di telefono. Così potrà chiamarmi in qualsiasi momento, va bene? Giorno e notte. No, Laura. Non le telefonerò. Lei appartiene a questo preciso momento. E se la chiamassi, non farei che ripensare al coma di Sofia e ai suoi ultimi giorni qui in ospedale. Io voglio dimenticare. Capisco, ma dimenticare non serve a niente. A me servirà. Voglio ricominciare tutto da capo. Non crede di esagerare? No. Sofia rimarrà sempre nel mio cuore, ma questo interminabile periodo di sofferenza... devo cancellarlo. D'accordo.
Allora il nostro è un addio, immagino. Sì, è un addio. Sono molto contento di averla conosciuta. Con la sua gioia di vivere ha reso questi ultimi giorni un po' meno difficili per me. Mi ha fatto piacere. Buona fortuna. Sono contento, signor Zalfeld. I valori del sangue sono nella norma. Il polso e la pressione si sono stabilizzati. E questo mal di testa? Ogni tanto sento delle fitte improvvise. È una cosiddetta conseguenza tardiva dell'incidente, ma vedrà, scomparirà presto. E invece il capogiro e questa sensazione di stordimento, a cosa sono dovuti? Stia pure tranquillo. Per un paziente che esce da un lungo coma è normale. Viene intaccato il suo senso dell'equilibrio. Ma non appena potrà alzarsi e fare due passi all'aria aperta, si sentirà come prima. Lo spero tanto. Non vedo l'ora di tornarmene a casa. Con calma, signor Zalfeld. Ha ancora bisogno di molto riposo e di assistenza medica. Lo so, è vero. Mi sento sempre così stanco. A pensarci è assurdo. Per tutto questo tempo ho dormito e basta. È proprio il contrario, invece. Il suo corpo ha speso molte energie per uscire dal coma. Sì. Vorrei tanto poter fare qualcosa per... Mi sento così inutile. Come le ho detto, ha ancora bisogno di riposare. Ma presto sarà di nuovo in piedi. E... mi raccomando. Per oggi niente più visite. Proprio nessuna. Suo fratello è qua fuori che aspetta di entrare, ma se non le dispiace gli chiederò di tornare domani. D'accordo? Va bene. È lei il capo. Già. Perché non posso alzarmi, dottore? Vorrei fare una passeggiata nel parco, tanto per prendere una bella boccata d'aria. Non abbia fretta, signor Zalfeld. Mi fa piacere vederla così pieno di energia. Ma dobbiamo prevenire eventuali complicazioni. D'accordo, ma mi guardi, sono come nuovo. Oggi la sposteremo dal reparto neurologia in una normale camera di degenza. La terremo sotto osservazione ancora per qualche giorno. Prego? Per qualche giorno? Ma quand'è che mi lascerete tornare a casa? Non posso dirglielo adesso. Potrebbe avere degli improvvisi attacchi di emicrania o addirittura una perdita di memoria. Ah, quindi secondo lei potrei dimenticarmi come mi chiamo? Beh, non fino a questo punto. Ciao, Robert. Mi fa piacere vederti finalmente. Anche a me. Insomma, sì, ecco, ti vedo molto bene. Dai, vieni qui. Fratellino, va tutto bene.